Ciao a tutti, sono Claudio e bentornati sul mio canale. Oggi un video particolare perché si rifà a un video che avete visto sul mio canale qualche tempo fa e che vi invito a vedere prima di guardare questo. Come sapete sono stato in Sicilia e sono andato a trovare Maria, che è la gestrice del bar Ideal Bar di Perrone, che è un bar veramente incredibile perché se avete visto il video, e mi raccomando, prima di guardare questo video andatelo a vedere perché è fondamentale, vediate prima quel vlog e poi questo approfondimento. Maria è la proprietaria del bar insieme alla sua famiglia, che vende il caffè al prezzo più basso in Italia. Serve il caffè al bar a 30 centesimi, che è una cifra veramente incredibile. Come avete visto in quel video, sono andato da lei, la sono andato a trovare, abbiamo fatto una chiacchierata, ho degustato i loro pasticcini, il loro caffè e abbiamo fatto una chiacchierata, che in realtà è molto più lunga e come vi avevo detto in quel video, se volete vederla tutta scrivetemelo nei commenti, ho deciso di farvela vedere qui integrale. È ovviamente un video molto lungo e alla fine di questo video, come sempre, premierò chi di voi ha commentato il video di settimana scorsa e lo premierò con un omaggio delle mie miscele, che come sempre potete trovare sul mio sito che vi lascio in descrizione. Quindi a fine di questo video sorteggerò qualcuno di voi che ha commentato il video. Se volete video a tema caffè, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e lasciate un like di sostegno perché aiuta l'algoritmo di YouTube a far capire che i video sono interessanti e meritano di essere proposti. Ora prendetevi questo tempo tutto per voi, immergetevi in questa atmosfera che si è creata tra me e Maria. È stato veramente passare un pomeriggio con lei qualcosa di veramente emozionante. Come ho già detto in quel vlog, io mi sono sentito accolto, mi sono sentito a casa e soprattutto sono tornato a quando ero bambino, a quando appunto il bar era il centro del villaggio, dove si passavano le giornate nel bar con gli amici a chiacchierare, a scherzare, a giocare. E quindi è un'emozione che spero in questa lunga intervista, che non dovete guardare subito, non dovete guardare adesso, potete dividerla in spezzoni, però secondo me è molto piacevole perché abbiamo fatto veramente una chiacchierata bellissima e mi fa piacere condividerla con voi. Alla fine di questo video ci rivediamo per il sorteggio del commento e mi raccomando, se volete vincere settimana prossima, commentate qui sotto questo video. Ah, Maria, piacere, grazie per avermi ospitato nel tuo bar. E ti ho scoperto per caso da un video su YouTube e io, essendo appassionato di caffè, ma non tanto io ma anche tutti quelli che mi guardano sul canale, ho detto devo fare a loro un regalo e devo farlo prima di tutto a me, devo andare a trovare Maria, perché nel tuo bar, che si chiama Ideal Bar, e siamo a Ali ad Alia, scusami, sì. Io l'ho scoperto veramente per caso questo paese e tra l'altro quanto è difficile arrivarci, veramente un percorso incredibile, ci vuole un'ora e mezza dove prendi per arrivare a Palermo, a Caltanissetta, ad Agrigento. Sì, siete, se vogliamo, sul cucuzzo di una montagna, no? Infatti, sul cucuzzo. Diciamo che è stato più faticoso il previsto arrivare, ma non potevo non venire in quello che è considerato il bar dove il caffè costa di meno. E siccome io faccio una battaglia sul caffè buono, sul caffè di qualità, e tutti quelli che mi seguono amano il caffè di qualità, ho detto adesso voglio andare a vedere se bevo un buon caffè, anche a un costo così basso, che però non ti chiedo quanto è adesso. E in realtà poi il tuo non è solo un bar ma anche una bar pasticceria, da quanto ho scoperto e da quanto assaggerò. E mi dispiace essere arrivato di domenica pomeriggio perché immagino che qui la domenica mattina sia... La domenica mattina qua è come tradizione dei nostri paesani, le famiglie si riuniscono e prendono il dolcino per la famiglia a tavola, non manca mai il dolcino di Perrone, i nostri cannoli, è tutto artigianale. Il cannolo, quindi fate tutto voi? Facciamo tutto noi, poi ci sono i dolcetti tipici, questa è la scattata, un dolce tipico proprio aliese ed è solo mandorle, sì. Allora, se provi a romperlo con le mani non si rompe, ma è molto friabile, come vedi. È simile a una meringa? No, non sono meringhe, è sempre, è solo mandorle e zucchero. Sì, e poi noi ci mettiamo un po' di pistacchio sopra, ma come tradizione i nostri genitori usavano le codine di topo, cioè tutte quelle cosine colorate che si mettono zuccherate di sopra. Però noi avete fatto così e lo gradiscono meglio, ecco. E questo quindi... dolce fa giro del mondo davvero. Io sono rimasto molto colpito e infatti parlami di questo paese perché mi sembra veramente un paese tradizionale in cui c'è ancora quel tipo di rapporto un po' dimenticato. Sì, il nostro paese è molto bello, ancora molto semplice, i nostri ragazzi sono deliziosi. E quindi che posso dire? E innanzitutto penso che il tuo bar sia veramente un punto di ritrovo. Noi viviamo una vita in cui il bar è magari
quei 10 secondi per prendere un caffè, sì, al bancone, invece proprio... da quel poco che ho visto mi sembra che qualcuno entri sempre per, sì, salutarti, sapere come, sì, stai, e tu, sì, di conseguenza anche soprattutto loro. Questo, soprattutto questo, sì, la mattina specialmente qua dentro non si capisce niente, è veramente affollato per prendersi il caffè. Anche i ragazzi ci vengono a trovare, ma poi è bellissimo quando mi chiamano Maria. Maria, Maria. Sì, poi io infatti è come se ti conoscessi, perché, sì, appunto ti avevo visto, ma questa è l'attività che tu fai anche con i tuoi figli, giusto? Sì, soprattutto i miei ragazzi lavorano con noi già da un bel po', da sempre veramente, è solo che adesso è proprio il loro lavoro. Mio figlio è in pasticceria con mio marito e mia figlia è sempre con me. Ok. Ma spiegami perché da te il caffè costa così poco, cioè da dove nasce questo, sì, prezzo che è così ridicolo, no? Perché sì, c'è chi ancora non capisce, cioè sono delle scelte. Mio suocero ha iniziato tutto, dico sempre le stesse cose perché ecco, è questa è la storia, è la verità, è inutile cambiare, dire altre cose. E quando ha iniziato mio suocero, perché questa attività già c'ha 60 anni, allora e mio suocero era molto giovane e ha intrapreso questa attività. E ai tempi tutti lo davano 300 lire il caffè, mio suocero 50 lire. E questa è andata sempre così, ma non è per un ripicca tra colleghi, sono scelte di vita che si fanno. E questa tradizione l'abbiamo sempre mantenuta, anche se non c'è adesso lui. Il problema invece è stato con 2 anni di Covid che abbiamo avuto, che non abbiamo proprio lavorato e siamo proprio a tappeto di tutto. Certo. Lei si immagini, siamo una famiglia di 7 persone che non entra nessuna pensione, nessuna niente. Si fa fatica. Si fa fatica ad andare avanti, anche perché le tasse le dobbiamo pagare lo stesso. Il problema è che perché dovevamo mettere il bicchierino, il coperchio, la palettina, le bustine di zucchero e magari c'è chi lo voleva pure incartato, l'acqua non si poteva dare e dovevamo darci anche i bicchieri con l'acqua. Immaginati. Dietro un caffè che cosa c'è dietro? Abbiamo deciso dopo 2 settimane della riapertura di mettere almeno 10 centesimi perché veramente non si poteva più acquistare nemmeno la plastica. 10 centesimi in più di quello che 10 costava centesimi di solito. In più. E quei 10 centesimi ha fatto pure... Qualcuno si è lamentato. Sì, la voglia. Quello guarda per allora, lamentarsi. Il prezzo a chi ci guarda. Il prezzo attuale adesso quindi... è 30 centesimi. In assoluto, io se penso a 30 centesimi, magari non ho un parametro per dire tanto e poco. Ma se io penso di offrire 10 caffè, sì, io ti do solo, sì, 3 euro. Sì. Invece in una qualsiasi altro posto d'Italia 10 caffè appunto, sono 10 euro. Sono forse 10 nella euro. Misura di offrire 10 caffè si capisce infatti, quanto 30 centesimi siano pochi. Sì, no, e pochi. Guarda, ti avrei domandato questo discorso dell'aumento perché è talmente un aumento piccolo che mi fa un sì, po' ridere. Piccolo. Ma non avevo dubbi che qualcuno te l'avesse diciamo fatto notare. Sì, ma è stato solo semplicemente per la plastica. Solo per darci un piccolo aiuto a comprare tutto questo materiale, palettine, bicchieri e coperchi, che poi con mia figlia avevamo pensato di ritornare indietro, ma non ce l'abbiamo fatta completamente, perché per 20 anni è stato 20 centesimi, sì, e anche 300 lire, quasi 20 anni pure. Poi col cambio della lira all'euro avete arrotondato. Abbiamo arrotondato con la monetina di 20 centesimi. Ma il segreto dove sta per farlo pagare così poco? Io credo il che... lavoro, quello che dico sempre io, il duro lavoro, perché noi iniziamo alle 6:30 e finiamo quando chiudiamo. Certo. E poi il vostro guadagno immagino non sia solo al caffè, ma voi siete anche una pasticceria, quindi... Sì. È tutto un insieme, se c'è movimento si lavora, come abbiamo detto all'inizio è un piccolo paese che devono venirci a trovare, quindi solo coi paesani si campa come abbiamo campato sempre, però non è che... Non si diventa ricchi. Ecco, non si può diventare ricchi col nostro lavoro e con, con le nostre cifre, anche il panino che hai appena gustato sì, era buonissimo. Costa 1 euro. È poco. È poco, il cannolo 1 euro. Cannolo 1 euro è pochissimo. Quei dolci per esempio noi li diamo a 16 euro il chilo, ma quei dolci andrebbero a 25 perché lì c'è un lavoro incredibile. No, ma poi dietro. Sono le mandorle appunto, costano soprattutto 12, perché sono le mandorle e sono originali, non ci sono altre farine aggiunte di altre cose, ecco.
Poi scelte. Io credo che queste due scelte di prezzo fanno sì che in un paesino come il vostro, certo, la gente io può piuttosto che prendermi il caffè a casa per quello che costa venire da voi vengo a trovarvi, no? Il nostro scopo è quello, non c'è altro dietro. È proprio per far uscire le persone, questo è un bar frequentato da tantissime donne, tantissimi bambini. E adesso c'è un po' di pausa perché è domenica e c'è pure caldo, sì. Ma per ora di settimana qua dentro è pienissimo, i ragazzi si vengono a prendere il gelato, la gente si siede nei tavoli, anche nella stradina qua dietro. Allora, io sono venuto in questo orario proprio per trovare un po' di tranquillità, appunto. Perché ho detto in Sicilia a settembre con questo caldo ora è la siesta, caldo davvero. E non di andare al bar. Però poi tu mi hai fatto notare che è un peccato perché mi sono perso il bancone e la pasticceria pieno. Sì, il bancone stamattina era incantevole. Questo mi fa venire voglia di tornare, ti dico la verità, perché devi. Poi io nella... chi mi conosce lo sa, la mia famiglia ha una pasticceria solo di paste secche, tradizionali abruzzesi, è una pasticceria alle mandorle diversa alla vostra, sì. Ma simile per alcuni aspetti, e quindi da 40 anni vivo quindi tra i dolci. Sai che significa. So che significa anche lavoro eccedire e soprattutto so quanto costano le mandorle italiane, appunto, perché appunto. C'è gente le mandorle non le usa, usa le armelline, appunto. C'è gente che prende la mandorla californiana, oppure c'è gente sì. Che mette tanto zucchero e poche mandorle. Appunto, ci sono tanti trucchi, quello che invece noi non facciamo, perché anche chi ha problemi di celiachia o altre allergie, intolleranze, loro possono mangiare i nostri dolci sì. Tranquillamente. Se sono solo mandorle e zucchero, no. Puoi andare tranquillo. Sì, infatti anche io se... glieli assicuro sempre, perché adesso con tutte queste allergie che ci sono, intolleranze... Abbiamo trovato un'altra cosa in comune, allora adesso fatto la pasticceria. E poi noi siamo anche una micro torrefazione e ho visto che voi utilizzate caffè. Sì. La vostra torrefazione che avete scelto qual è? È da Mussomeli, a Lenza. Che adesso abbiamo avuto sempre quelli. Da sempre? Da sempre. Cioè all'inizio ho iniziato mio socio con un altro caffè, però poi è arrivato il signor Allenza qua, è stato davvero un tocca sana per noi, è più di 50 anni che è con noi. E adesso alla fine forse devo prendere prima il caffè e poi il cannolo, altrimenti il cannolo vince su qualsiasi sì. Altro sapore. E comunque venendo mi è sembrato di stare in una novella di Verga, vedere tutte queste campagne, sì, questi colori. Bello, sì. E poi tutti questi allevamenti, questa natura veramente vissuta un po' come forse l'abbiamo letta nei libri, invece per voi è una normalità. No, per noi è bello così, pure che ci allontaniamo un pochino con la macchina, è bello vedere tutto il verde intorno. Il nostro paese è molto bello davvero. Adesso quanti abitanti fa? Adesso siamo pochini. Prima il nostro paese era 10.000 abitanti che mi ricordo io da piccola, ma adesso siamo 3.000. E è un paese che vive d'estate anche di tanti ritorni, immagino, no? Quest'anno c'è stato proprio tutto questo ritorno di paesani che è stato meraviglioso, anche se col Covid c'è un po' di paura, c'è la paura perché c'era molto affollamento, non si riesce a gestire. Sì. Però per noi ci ha dato una mano. Certo, tutto anche questo perché ritorno. Da quasi 2 anni siamo sì, abbastanza che non lavoriamo davvero. Attività. Non si lavora davvero e arrivare tutta questa gente. E poi paesani che più di 10 anni che non si vedevano, è stato molto bello. I miei compagni di scuola, tantissimi, proprio addirittura con un compagnetto più di 40 anni che non ci vedevamo, ci siamo subito riconosciuti. E questo è stato agosto, diciamo, il sì, il mese d'agosto è stato forte, anche luglio. E io direi che adesso vorrei un caffè, sì. Così assaggio anche il discorso della qualità, dove però mi sembra di aver capito tu non è che vieni meno alla qualità, perché no, io dico... sì, questo mai, la qualità è quella, la miscela è quella, noi non cambiamo mai, anzi mi farebbe proprio piacere andassi a trovare la torrefazione di Allenza. Sì, ci vado volentieri perché non è una torrefazione famosa di quelle più note, quindi a me più ci sono gli artigiani dietro e più mi siamo persone molto semplici e quindi sono gli altri che vengono a cercare noi, non facciamo molto pubblicità. Sì, ma poi mi appassiona di più, cioè, sì, certo. C'è più verità dietro, sì. Dietro aziende che diciamo non fanno della pubblicità il loro appunto. Primo mestiere. E poi una cosa che secondo me fa il prezzo di 30 centesimi e che mi capita spesso di affrontare come discorso è che il caffè non è solo la materia prima, cioè ci sono altri costi che sono l'affitto, la corrente, ma soprattutto lo stipendio di chi il caffè lo fa. Voi siete un'azienda familiare sì. E sicuramente avete dei costi inferiori, potete
E insomma, sì, l'affitto non lo paghiamo perché la casa è nostra, però ci sono talmente tante di quelle tasse, di quelle regole che ci sì, e anche il discorso per esempio il lockdown, comunque sì. Il frigorifero l'hai avuto acceso, sì, la corrente sì, l'hai sì, continuato sì. A pagare. E la gente che non c'era, perché fuori era rosso. Deserto. E dentro era arancione. Se fuori la gente non può uscire, chi deve venire qua? Io ero sì. Seduta dietro il bancone con mia figlia a guardare il nostro locale che non avevamo mai visto così vuoto, così spento, e non ti dico che qualche lacrima è uscita. Sì, e poi per esempio prima ho visto una nonna con la nipotina, no? Sì. È stata una scena fantastica. Sì. Che, bellissima. Che se non ti entrano queste, sì, queste sì. Cose è difficile per chi fa il mestiere sì. Come il tuo. Molto bello, anche perché i bambini già capiscono dove vogliono andare, la scelta la fanno loro, in quale sì. Bar entrare. E poi mi è piaciuto tantissimo che alla fine ha vinto sì. Una vostra produzione sì. Rispetto alla merendina, alla patatina. Ha preferito il nostro cornetto alle patatine, e allora mi prendo questa. Esatto, quella è una bella soddisfazione. Molto bella, veramente, guarda, emozionante. Io adesso aspettiamo sì. Che si libera il bancone, ci facciamo un caffè. Ok. E voglio fare... Lo facciamo portare qua? No, andiamo lì? Che dici? Come vuoi. Come sì, vuoi. Io voglio fare il video okay, mentre esce. Andiamo. E poi mi mangio il cannolo sì. Anche. Allora vai che c'è mia figlia, sì. Tecla. E io ti aspetto qua. Sì, sì. Da te io più faccio di solito più mi siamo abituati a servire noi, ma così lo gusterò ancora meglio. Sì sì, lo prende, lo prende. Ok, a caffè. Ci beviamo un buon caffè finalmente, perché io ne ho bisogno visto l'orario. Tu lo bevi amaro? Mm-hmm. Il caffè è buonissimo, ma poi amaro si gusta meglio. Sì, e comunque gli riesce a scoprire quel pregio, sì, quel difetto. È vero, perché il sapore ti rimane tutto, per chi capisce il caffè, cioè il palato del caffè. Poi c'è chi lo prende perché ha bisogno di prenderlo, mette lo zucchero, ok? Ma così è più buono, è vero? Sì. Ora le do un consiglio a sua figlia, come si chiama? Tecla. Tecla. Tecla, secondo te è uscito veloce o lento? È un po' lentuccio. Sì? Perché? Ma sì, di solito è un po' più. Perché? Però purtroppo la temperatura si è un po'. Io l'ho trovato buono. Ah, no, no, che è buono, buono sì. Sì, sì, era buono. No, che è buono, magari abbiamo una fortuna che rimane comunque buono. Me l'aspettavo più forte, invece è delicato. Di solito in Sicilia sì. Voi usate quello forte no, no, forte. No. E noi non lo stringiamo troppo, perché il caffè quando è nero, il caffè deve avere questa schiumetta, guarda, che ti rimane nella tazza. E così non ti fa mai male. È anche un po' più così, più cremoso. Non ti fa mai male il caffè. Oggi c'è una temperatura. Invece quando è nero la schiuma non c'è, oppure lo fai ancora più stretto. La schiuma non c'è, e quello è proprio amaro, sembra tostato. Però mi sembra che bene. In Sicilia vuoi andare sì, tanto perché, sul tostato. Sì, perché la gente lo vuole proprio forte, nero, quel caffè sì. Nero fa pure male. È vero, da bruciore. Anche perché si può mangiare solo in Sicilia. Cioè, sì. Non... sì, cannolo sì. Poi c'è chi, cioè in Alta Italia ci sono i ragazzi che arrivano... aprono questi locali, però la ricotta non la trovano uguale. Fa la differenza. Eh sì. C'è mia sorella che, come ti dicevo, vive a Como. E certe volte poi salgono di Catania, di Palermo e c'hanno le cassate, i cannoli. E dice, ma la ricotta di mio cognato non la può superare nessuno. Come lo trovi? Buono. E poi è tanto che non mangiavo un cannolo. Con la parte intorno bella croccante.
E ti devo dire che questo cannolo noi li abbiamo riempiti all'una per tenerli già pronti. Ma noi non li teniamo mai pieni i cannoli, li riempiamo sempre al momento. Vediamo che c'è confusione e mio figlio mentre va riempendo i cannoli per avere sempre la cialda bella croccante. Ma è la più croccante che ho mangiato negli ultimi... Hai visto? C'è da un paio d'ore che sono riempiti. Ma la pasticceria dove l'avete, il laboratorio? No, ce l'abbiamo quando cioè nella strada qua, cioè abbiamo un laboratorio abbastanza grande noi. Sì. Dove facciamo, c'è la sala dove lavoriamo per i dolci, poi c'è la sala lavaggio per la pasticceria, c'abbiamo la cucina, la gelateria. La cucina però è ferma, non l'abbiamo potuta mettere avanti. Ma sempre in questo laboratorio, sì, che hai detto, no? Sì, sì, sì. È fantastico. Grazie. È veramente eccezionale. Io non sono un amante dei cannoli, ma questo... C'è una mosca che ci sta ammazzando. Noi invece facciamo pasticceria secca. Per ora non stai registrando, giusto? No. Sì, sto registrando. Però poi, vabbè, poi cancelli, E facciamo gli amaretti, che sono, sì, no, la pasta di mandorle, sì, amara. Sì. Poi qualcuno un goccio di cioccolato. Mamma mia, senti, c'è una mosca che ci sta ammazzando. E poi facciamo i liquori, ma solo quelli tipici abruzzesi, che non sono famosi, tra virgolette, sono tipici abruzzesi, quindi l'amaro alla genziana, alle erbe. Certo, sono cose che li apprezzate voi stessi o che sapete, sì, prodotto. Sì, io faccio fatica a vendere i miei dolci o i miei liquori in Sicilia, perché vero, è troppo, certo, una cosa perché locale. Non li conoscono. E poi voi avete una cosa locale, però è famosa, sì, in tutto il mondo, mentre la pasticceria abruzzese non è così famosa. Sì, ma anche la cassata, per esempio, la fanno tutti, ma non è tutta uguale. Io la cassata è uno di quei dolci che riesco a mangiare solo nelle buone pasticcerie in Sicilia. Bravissima, perché la tutta quella che si trova in giro non si può mangiare. È troppo zuccherata, perché la tengono, infatti per questo se non sei sicuro non la mangiare. No. Perché lo sai che fanno? La imbottiscono di zucchero. Sì. Invece la cassata deve essere delicata, cioè qua in Spagna c'è questo filo di zucchero e poi lo zucchero che è messo fuori deve essere molto delicato. Sì. La tagli quella fettina, sembra una torta con la ricotta. Invece la cassata proprio che li tengono a settimane piene, per questo durano settimane esposte, quelle non si possono mangiare. Sì. Troppo zuccherate. Quella è un altro fai fatica pure a tagliare. Non si trova buono, non si trova. Sì. Adesso col cannolo hanno iniziato qualche spedizione in 24-48 ore dentro i box refrigerati. Sì, ma il cannolo, il problema è sempre la buccia, come ti arriva? Invece noi, quando ci sono i ragazzi che si vogliono portare per forza i nostri cannoli, perché vivono a Milano, insomma, sempre in tutta Italia arrivano, però hanno la borsa frigo e io glieli metto, sai, nel coppo, dove il sacco a poche. Sì. Però ci sono questi usa e getta adesso. Sì. Gli riempiamo questo cono con la, sì, ricotta e la mettono nelle borse frigorifere e i cannoli a parte. E poi gli do le tondine d'arancio, se gli do gli zuccherini e loro arrivano, tagliano il sacco a poche di sotto e riempiono il cannolo. E poi mi fanno vedere, ci do pure lo zucchero a velo, arrivano, guarda, ci stiamo mangiando i dolci. Quello è proprio il ricordo nostalgico, sì, sì, di, sì, non, sì, voler essere tornati a Milano. È, diciamo, come per esempio, no, è perché poi magari lasciano i genitori là, dice no, ma io voglio il cannolo di Perrone, sempre così, ma io voglio i dolcini di Perrone. E loro, però questi qua invece li possiamo spedire in tutta Italia, arrivano sempre in 3-4 giorni, ma tanto la durata questi qua ce l'hanno un mese, i dolci di mandorla. E gli altri dolcetti, quello che ora vuoi assaggiare tu, sono un 10 giorni, però se sono conservati bene durano. Ma io invece pensavo al corriere, il corriere tutti viene. I giorni viene qua. Sì, sì, viene UPS, tutti viene. Ma io pensavo un paio di volte a settimana, perché io per venire già stavo male. No, qua arrivano tutti i giorni, c'è quello dell'UPS tutti i giorni qua. Poi c'è Bartolini, insomma tutti i corrieri vengono, SDA. Sì, noi facciamo le spedizioni, noi li facciamo i pacchetti e li chiamiamo. Vogliono sapere per esempio la circonferenza del pacco, la lunghezza, la larghezza, il peso,
loro ci danno l'importo, quanto viene a costare, e mettiamo poi dove deve andare. Infatti io fra domani e dopodomani, da mia sorella che c'è, mio nipote, vicini di casa, hanno voluto tutti i dolci e arriva questo famoso pacco là a Como, a Montolimpino. Sarà pieno. Sarà anche festa. Con i formaggi, sì. Quindi diciamo la zona è forte, sicuramente anche per i formaggi, no? Visti i formaggi sì, a Mercato Bianco c'è proprio l'azienda, sì, ma qua ci sono tantissime aziende, è a Castronovo, vicino dove ti voglio mandare per il caffè, quel paese ci sono poi tantissime. Poi siete comunque come territorio agricoltura e allevamento, sì, sì, tanto, sì. No? Solo con l'agricoltura prima era, adesso poi giustamente ci siamo un po' emancipati, i ragazzi vanno a studiare a Palermo, si sono allargati un po', ma anche se loro vanno a studiare, papà e le mamme sono sempre in campagna. Certo. E quella la fonte. Lo spopolamento è anche dovuto al fatto che nessuno più vuole fare l'agricoltore. No? Peccato, proprio lì. Però lo sai quanti ragazzi sono ritornati, sì, di nuovo? Quest'anno hanno, non so quanti pomodori hanno messo, però la stagione è stata bruttissima e non è venuto buono il pomodoro a nessuno, si può dire. Sono stati fortunati in base alle zone che poi hanno potuto raccogliere il pomodoro. Sì. E io per esempio faccio ancora la salsa a casa, sì, come faceva la mia mamma. Sì. Sì, io la facevo con nonna, da nonna in poi non si è fatta. Vero, hai visto? Peccato. Io fino a una decina di anni, no, anche 15 anni. Io però allora, l'odiavo. Restiamo io in contatto. Proprio perché era quel momento che stava. Sì, però bruciano le mani. Io faccio ancora così. Io faccio così quando faccio la salsa nel mio laboratorio. C'ho una cucina grandissima. E lì poi ci viene mia sorella perché si fa sempre d'estate, nel mese d'agosto, sì, quando il pomodoro è bello. E tutti là, siamo 20 persone, tutti là a lavorare, a scherzare, a dire le parole, a ricordare. E poi pranziamo, ceniamo. Però si lavora, perché si fanno tantissime bottiglie. Poi ricordo la sera c'era il momento ansia quando bello. Si mettevano a riempire, bollire, sì. A bollire le tasse, non le chiese bene, si rompono, sì. Controllare se erano bottiglie rosse. Io invece la salsa la faccio già completa. Quando tu vuoi mangiarti un piatto di pasta con la salsa, apri la bottiglia, se la vuoi riscaldare la riscaldi, altrimenti niente, già c'è pure l'olio dentro. Sì, fai proprio il sugo, diciamo. È proprio la salsa da aprire e mangiare. Pure no, che ti vuoi no. Fare un uovo. Invece c'è chi la fa ancora, che poi ti fanno il soffritto con la cipolla. Il soffritto già fa male. Certo. Cambia il sapore completamente della... Sì, noi dai. La facevamo solo. Se ci venite a trovare il prossimo anno. Ho detto che fa la versione moderna già pronta. Se scendete il prossimo anno ve lo faccio assaggiare. Spero che questa lunga chiacchierata vi sia piaciuta. Io me la sono rivista con gusto e mi sono rimerso in questa atmosfera incredibile di questo paesino siciliano, di questa atmosfera familiare e di questi ricordi. Ma ora vediamo chi premiare, chi ha commentato il video settimana scorsa. Se volete vincere voi, mi raccomando, commentate qui sotto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vediamo chi sorteggeremo. Vince la degustazione delle mie miscele Gabriele Nardelli. Gabriele, se stai guardando questo video, scrivimi alla mail in descrizione che macchinetta hai, il tuo indirizzo e il tuo cellulare. Sarà per me un piacere inviarti un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio, ciao!